Immagina una città sicura dove si può camminare per strada senza essere aggrediti o importunati, dove il territorio viene presidiato per evitare furti e altri reati. Immagina una città decorosa e pulita, dove le vie vengono spazzate, dove il verde è curato e dove viene fatta regolare manutenzione delle strade, dei marciapiedi e di tutto l'arredo urbano. Immagina una città con una visione chiara del suo futuro, che crei opportunità di investimento per le imprese che portino lavoro e ricchezza sul territorio. Immagina una città che vuole avere cura dell'ambiente e dove la salute dei cittadini non verrà mai più sacrificata a beneficio degli interessi dei privati. Immagina una città dove i servizi pubblici funzionano e rispondono alle reali esigenze dei cittadini, tutti i servizi, dal trasporto locale alla raccolta dei rifiuti. Immagina una città di cui andare fieri, che sappia fare della sua storia e delle sue bellezze non solo un motivo di vanto, ma anche uno strumento di turismo e di ricchezza per il territorio. Stai immaginando la città che io voglio realizzare. E per questo mi candido sindaco. Lo sento come un dovere, perché io sono nato in Alessandria e da sempre mi impegno per la mia città, perché la passione politica ce l'ho fin da quando ero un ragazzino. E da sempre questo impegno lo porto avanti prima nelle organizzazioni politiche giovanili e dopo nelle istituzioni, lottando spesso da solo contro i poteri forti, contro il malaffare, contro tutto quello che ho visto che non va nella pubblica amministrazione. Perché io ci sono sempre stato, credo sia un dovere di un politico esserci sempre, giorno dopo giorno, e non limitarsi al periodo elettorale come purtroppo molti fanno. In questi anni ho acquisito gli strumenti per sapere come cambiare la città, attraverso lo studio, conseguendo una laurea in scienze dell'amministrazione, poi un master in sviluppo locale, un perfezionamento post laurea in azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile, e all'Imperial College di Londra un executive in leadership. Poi la mia formazione è proseguita anche attraverso altri corsi che mi hanno permesso di rimanere aggiornato sull'evoluzione normativa che regola la pubblica amministrazione. E a fianco di questo bagaglio teorico importante, la mia azione all'interno della macchina comunale in questi anni mi ha permesso di capire quali sono i meccanismi che regolano la macchina comunale del comune di Alessandria, quindi capire come funziona il nostro palazzo, quali sono le dinamiche che lo regolano. E questo perché è indispensabile capire qual è la struttura che si ha alle spalle per poter trasformare le idee in veri cambiamenti. Ed io voglio realizzare questo cambiamento, una città migliore, dove la trasparenza e la partecipazione siano dei valori assoluti, dove l'amministrazione persegue sempre gli interessi pubblici e non interessi particolari. Io ci credo in questa realizzazione e dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo insieme. Io sono in campo per questo, perché credo davvero che questo cambiamento sia possibile e credo davvero che insieme possiamo costruirlo. Questa è un'opportunità unica. Io mi metto a disposizione per questa sfida, che noi vinceremo e possiamo vincere solamente se ci crediamo insieme a questa grande opportunità. Sto costruendo una squadra, siamo in molti. E c'è posto anche per te in questa squadra. Noi dobbiamo realizzare un sogno ed essere in tanti a credere in questo sogno, perché se uno sogna da solo è solo un sogno, ma se siamo in molti a sognare insieme, allora è l'inizio di una nuova realtà. Contattami sul mio numero di telefono, scrivimi un messaggio su WhatsApp oppure sulla mia pagina Facebook Locci Senza Paura o magari mandandomi un'email. Contattami, vieni qua nella mia sede in Corso Borsalino 14 ad Alessandria e partecipa anche tu alla costruzione di questo grande cambiamento. È una grande opportunità e dobbiamo crederci perché insieme possiamo davvero cambiare le cose. Grazie per avermi ascoltato e costruiamo insieme questo sogno, realizziamolo insieme.